Mamma mia, si è creata veramente un'atmosfera particolare. Coez che introduce Giovanni Allevi. Giovanni! Ah. Grazie. Ciao! Benvenuto! Giovanni. La presenza di Coez mi fa sentire vicino alla contemporaneità. Io non so perché, però ho percepito un link, un collegamento tra tutti e due. Come se la cosa, sai, ci stesse bene, no? Perché se ci fosse stato, non so, qualche altro pezzo, qualche altra canzone, Giovanni ha un'immagine un po' particolare, insomma, classica, moderna, molto molto sua, molto singolare, sì, eccetera. Sì. Sarebbe potuto esserci qualche, no? Qualche difficoltà a metterla difficoltà, insieme eccetera, invece in questo caso proprio. Perfetto, ottimo. Ti diamo il benvenuto anche noi da parte nostra su Radio Nova. Vi ringrazio e davvero ringrazio i radioascoltatori per l'affetto incredibile che ogni volta mi regalano quando vengo a Bari, quando vengo in Puglia. Che ma bello. È pazzesco perché la gente stravede per te. Vero. Cioè, ti sarà successo, no? Quando è che sei arrivato? Io sono arrivato ieri, sì? e già sull'aereo da Milano a Bari già era una festa. Così. È strano perché io ho una tendenza alla depressione, cioè io penso, oddio, a me non mi vuole bene nessuno, invece. Ma non è vero, vabbè, questo è un problema. Che meraviglia, che bello. È un lavoro, no? Quello di pensare, no, effettivamente è vero che nessuno mi vuole bene, però non è vero, no? No, è ma un sai che cos'è? Sai cos'è? È un classico, secondo me, degli artisti, no? È un po' così anche per noi. Ci sbattiamo. Ti stai dando dell'artista? No, ci mancherebbe. Voglio dire, con proporzioni completamente diverse, però un artista ha qualcosa che lo muove all'interno. Beh, verso la gente, verso le persone, no? E secondo me è anche un desiderio profondo di contatto, di entrare in relazione proprio con la gente, con le persone. Bello, anche perché l'artista sperimenta la solitudine, che è un altro elemento necessario, assolutamente necessario per guardare in profondità dentro se stessi e magari quindi di qui io immagino che Equilibrium sia venuto un po' da questo, no? Cioè cercare costantemente un equilibrio tra quello che c'è fuori e quello che c'è dentro, no? Sì, fino alla scoperta in attesa dello squilibrio, perché alla fine l'obiettivo della mia ricerca musicale, anche filosofica, è stata l'esaltazione dello squilibrio. Evviva gli squilibrati! Gli squilibri. Perché se non c'è squilibrio poi non può esserci equilibrio. Esattamente, no? Oggi noi viviamo irrigiditi, in schemi, così mandiamo gli infrantumi e ritroviamo lo squilibrato dentro di noi. E stasera ci sarà questo concerto, questo avvenimento al Teatro Petruzzelli. Non vedo l'ora. È l'ultima data del Equilibrium Tour, che è durato 2 anni. Sì. Ci saranno con me gli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana. L'Equilibrium Tour è iniziato negli Stati Uniti, poi si è sviluppato in Italia, poi in Cina e in Giappone, poi siamo tornati in Italia e finalmente eccoci qua. Però, siccome io sono già stato al Petruzzelli con l'Equilibrium Tour, ho voluto cambiare un po' le cose per il rispetto nei confronti delle persone che mi vogliono bene. E ci sarà tutta una prima parte di pianoforte solo molto particolare, dove io eseguirò Mozart, eseguirò Bach, eseguirò del Latin Jazz, eseguirò Keith Jarrett, che è un autore che adoro profondamente. Che rapporto hai con il territorio, con Bari, con la Puglia, con il Sud Italia? Cioè, io quest'estate sono stato appunto a fare dei concerti in Puglia e ho visto le folle, che bello, l'affetto, che bello, il calore, impressionante. E allora mi sento a casa. E si tratta, la Puglia in particolare, è depositaria di una bellezza eterna che voi portate dentro, che voi sperimentate tutti i giorni, ogni volta. E allora venire qui significa partecipare di questa bellezza. Anche noi prendiamo un po' grazie a te, a quello che stai dicendo, prendiamo anche un po' consapevolezza di quella che è la bellezza, no? È un po' come dici, nessuno mi vuole bene, anche un po' noi viviamo, no, questa dimensione al sud, che a volte nessuno ci vuole bene, anzi forse, sì, no? È un po' una contraddizione, diciamo, che che la questione meridionale negli anni ha portato un po' a questo, però fortunatamente, insomma, ci sono
stiamo liberando tantissime energie, no? Vero, che poi alla fine servono e contribuiscono a migliorare un po' tutto, insomma, l'umanità intera. A proposito, Giovanni ha deciso di fare una cosa molto interessante per i musicisti, che è una masterclass. Infatti. Ne vogliamo parlare subito? Ne facciamo un accenno. Adesso e poi mettiamo Flowers. Una masterclass interessantissima, adesso tu ci spiegherai, che si svolgerà tutta a Sud. A Sud, sarà completamente gratuita, sarà rivolta ai giovani musicisti classici, ce ne sono molti nel Sud, vabbè, anche se vogliono venire al Nord va benissimo. Va bene, certo. per alla fine il mio obiettivo è quello di portare questi ragazzi dentro la mia orchestra sinfonica italiana e fare quindi insieme i prossimi tour, quindi reale, c'è un'opportunità. Che bello, che bello. Giovanni Allevi, questo è Giovanni Allevi su Radio Norba. È bellissima l'immagine dei fiori che parlano, si amano, secondo me litigano anche in alcuni momenti, è bellissimo. È Flowers bellissimo, era appunto Giovanni Allevi. Giovanni Allevi, ero perso nella chiacchierata mentre ascoltavamo questa canzone, che vorrei proprio velocemente riportare. Io ho chiesto a Giovanni, ma si può ancora inventare qualcosa di nuovo? Si possono inventare delle cose nuove nella musica, nella vita in generale? Dicevo, appunto, il grande filosofo Hegel dice che lo spirito del tempo continuamente si evolve e il presente è sempre nuovo, e secondo la sua visione, che può sembrare, può apparirci un'assurdità, il presente è migliore del passato. Allora, allora se noi attraverso la nostra arte e la nostra creatività raccontiamo il presente, sicuramente ciò che facciamo sarà prenderà le distanze da quanto è alle nostre spalle. Nel mondo, nell'ambito della tradizione classica, questo è molto difficile, perché devi vincere delle grandi resistenze, poiché nel passato abbiamo delle genialità assolutamente uno storico enorme, no? Ma lo dobbiamo fare. Devo dire che invece il pop, la letteratura, la pittura sono già più avvezze all'idea della manifestazione del presente. Invece la musica classica sembra veramente... Quindi significa proprio stare calati nel presente. Cioè né nel passato né nelle preoccupazioni del futuro, no? Cioè vivere proprio il momento, riuscire a vivere il momento. Se tu vivi il momento, comunque sei riuscito a fare qualcosa in più rispetto al passato, cioè a vivere il presente, appunto. Ecco, no? Chi questo è che poi vive, chi sente l'esigenza di vivere il presente, il momento? Chi è ansioso? Chi ha l'ansia? Ah, vedi, è vero. Infatti, bisogna imparare a vivere il presente. Va bene, allora, va bene, dai. Allora, un'altra cosa, l'uccellino qui tra i vari fiori, Flowers, eccetera, ci suggeriva all'orecchio che stai preparando qualcosa per il periodo natalizio. Sì. Sì. Un album, questa è la prima volta che ne parlo, che bello. Dai, così ci facciamo anche un articolo, registrate tutto in regia, così facciamo un articolo e lo condividiamo. Ecco, nella mia mente è già Natale. Vorrei dare forma a un nuovo album di Natale. Ok. Ecco, con il coro, con l'orchestra, con le voci. Bello. Dove io vado alla ricerca proprio del sublime. E così. Beh, allora ti seguiremo nella realizzazione. E stavo pensando che, insomma, dopo gli esempi di Bocelli oppure di Bublé, ecco, l'unica strada possibile è quella di essere sperimentali, cioè di essere più originali possibile. Tu già lo sei, cioè, voglio dire, nel senso che fai sei altro. Ecco. Mi impegnerò ancora di più in questo. Non osiamo immaginare a che cosa, dove andrai, però hai creato la curiosità. Torniamo giusta nel nostro presente. Stasera innanzitutto questo 15 aprile che ti vedrà protagonista al Petruzzelli di Bari, e poi questa importante masterclass per il Sud Italia, ma non solo per il Sud Italia, che darà la possibilità appunto ai musicisti in generale di poter entrare a far parte di casa tua, no? Del tuo tour. Grazie per essere stato qui con noi e... insomma, a stasera, ok? Grazie. Teatro Petruzzelli. Grazie per la gentilezza, davvero un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao Giovanni Levi. Ciao, questa è Radio Norba, ancora insieme con Veronica e Alan Palmieri fino alle 13.